muovono gli ultimi preparativi per l'inaugurazione che quest'oggi a Fos di Novo farà sì che si possa dire ormai operativo il magazzino nazionale di Appa, un luogo fisico che però si riempirà di persone che sono la forza dell'Appa, volontari 100.000 in tutta Italia, da Bolzano a Trapani a Cagliari, in tutta la nostra bella penisola che ha bisogno di noi, quindi noi ogni giorno pronti a partire sperando di non doverlo fare, ad esercitarsi e poi a svolgere un'attività di prevenzione, di informazione, che è l'elemento fondamentale, perché la protezione civile di Ampas non è l'eroismo o il lancio nel momento dell'emozione, ma come abbiamo anche dimostrato sempre, esserci ogni giorno nel quotidiano quando anche i riflettori delle televisioni scompaiono. Ampas c'è, noi insieme a tutti. Buona strada. Allora, il rapporto con Ampas è un rapporto particolare. La mia prima uscita l'ho fatta a Castelnuovo di Porto per il raduno dell'Ampas. Ampas è un'associazione nazionale con la quale noi lavoriamo molto bene e devo dire che è un'organizzazione all'avanguardia, quindi noi siamo veramente lieti di poter essere oggi qui, ma di poter collaborare ogni giorno. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari e le volontarie dell'Ampas per quello che hanno fatto, che fanno su questo territorio e per quello che hanno fatto anche in occasione dell'ultimo terremoto dell'Italia centrale, che continuano a fare.